Beh, la fiera continua ad essere divertente, Mia, perché ha il diritto di essere sperimentale, non è obbligatoriamente legata a delle sciccherie internazionali da ciofeca come l'arte contemporanea, e dialoga col mondo nel quale vive, perché rappresenta la parte del mondo nel quale vive, cosa che l'arte contemporanea ufficiale non è più capace di fare. Per giunta si occupa di materiali che sono spesso affrontabili economicamente, nel senso, alcune fotografie sono carissime, a mio parere anche troppo, ma chi ci crede ha il diritto di buttar via il denaro dove preferisce, mentre altre sono aree nelle quali anche una persona con un'economia normale può entrare nel gioco, partecipare. Allora la fiera qui diverte proprio perché ha questa sua capacità di essere anarchica, cioè non è legata a dei quattro grandi interessi. Per fortuna nella fotografia non ci sono ancora i tre finti eroi newyorkesi a un passo dal fallimento, che essendo iperfinanziate dalle banche devono imporre la loro logica. Qui anche l'operatore medio ha il diritto di esistere. Non va confuso il ruolo della fotografia come documento e neanche della fotografia come opera, perché la fotografia non è solo documento, diventa opera d'arte in sé quando vive nella propria dimensione, cioè quando non è più riproducibile ma è solo replicabile. La vera fotografia opera d'arte in un libro è diversa di come era la sua realtà. Ora, sono due casi diversi. Che rapporto ha con la città? È ovvio che il materiale che la costituisce non è un materiale necessariamente capace di perdurare nella struttura urbana, la quale chiede tempi addirittura più lunghi di quelli della vita di un uomo. È impossibile immaginare la cattedrale di Chartres fotografica, però nella nostra società, dove il combinare fra stabile e effimero è una delle macchine che mettono in moto la vita, la fotografia, che gioca di più sull'effimero che sullo stabile, ha un ruolo da svolgere. Come lo svolga dipende dalla fantasia creativa di chi la affronta. La svolge già banalmente in quel mondo regolare che è quello della pubblicità. Lo svolge nel grande cartellone, cioè non è vero che il grande cartellone è solo un ingombro. Il grande cartellone è una parte di decoro della città. Ma la svolge poi in un altro senso completamente diverso, nel senso che la fotografia comunica alla città. Cioè una città non fotografata è una città che non esiste. Pensate per esempio a come troppo poco fotografata Milano, o come fotografata troppo in senso pittoresco inutile. Cioè noi non abbiamo una coscienza di Milano per mancanza di fotografie. Prossimo impegno di Mia è fare tante fotografie su Milano.